Ammontano a 6.700.000 euro i risparmi effettuati anche quest'anno dal Consiglio regionale del Piemonte grazie alla riduzione dei costi. È quanto emerso dall'assestamento del bilancio di previsione 2016-2018 dell'Assemblea, approvato a maggioranza. Superata la fase di emergenza, in Piemonte ripartono gli investimenti. Lo ha annunciato in aula il vicepresidente della Giunta regionale, illustrando la legge di assestamento di bilancio della Regione. L'esame del provvedimento proseguirà la prossima settimana. Con l'ingresso fra i soci fondatori del MIUR, del MIBAC e di Banca Intesa San Paolo, deliberata dal Consiglio, la Fondazione del Libro diventa nazionale. A Palazzo Madama è stata intanto presentata la 30ª edizione del Salone, che si terrà al Lingotto di Torino da giovedì 18 a lunedì 22 maggio 2017. A un anno dalla nascita degli Stati Generali dello Sport, parte in Piemonte la campagna Dillo a Tutti, per convincere i cittadini a praticare uno sport e a promuovere il proprio benessere. Testimonial dell'iniziativa, nella prima fase, saranno i 100.000 studenti universitari di Torino. Con la giornata formativa dedicata agli insegnanti si è aperta a Palazzo Lascaris la 33ª edizione del concorso Diventiamo cittadini europei, promosso dalla Consulta regionale europea e destinato agli studenti delle scuole superiori del Piemonte. Una tavola rotonda per riflettere sulla situazione delle comunità LGBT, lesbica, gay, bisex e transessuale nel mondo, i cui diritti sono ancora troppo spesso negati. Questo è il senso dell'evento internazionale dal titolo Tutti diversi, tutti uguali, organizzato a Palazzo Lascaris. La passione politica al femminile è stata protagonista dello spettacolo teatrale Figlia di tre madri, in scena al Teatro Vittoria di Torino con il contributo del Comitato Resistenza. Sotto i riflettori la vita delle tre madri costituenti piemontesi, Teresa Noce, Rita Montagnana e Angela Minella.